Secondo l'ultimo report sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di casi diagnosticati in un anno è stato 18,1 milioni nel 2018 ed è previsto salire a 29,4 milioni nel 2040. Le scoperte scientifiche e tecnologiche permettono di fare ogni anno passi avanti nella lotta contro questa malattia nelle sue molteplici forme. Diverse discipline sono coinvolte nella ricerca di nuove terapie e trattamenti. Le conoscenze sulle interazioni delle particelle cariche, messe a disposizione dalla fisica nucleare, ad esempio, hanno reso possibile lo sviluppo dell'adroterapia, la terapia che mira a distruggere i tumori con fasci di protone o ioni carbonio, particelle cariche. Per quei tumori difficili da trattare con le tecniche convenzionali, oggi si affaccia sul panorama internazionale una nuova terapia con particelle neutre. Si chiama Boron Neutron Capture Therapy, comunemente abbreviata BNCT, e si basa sull'utilizzo di fasci di neutroni, partner dei protoni nei nuclei atomici. Quando un neutrone a bassa energia incontra il nucleo di un atomo di boro, con alta probabilità viene catturato da quest'ultimo. Il nucleo, il cui equilibrio è scombinato dall'energia portata dal neutrone, si disintegra e dà luogo a una particella alfa e a un nucleo di litio, che vengono emesse con una considerevole energia. Queste particelle hanno carica positiva e interagiscono con tutti gli atomi che incontrano nel loro cammino, rilasciando così la loro energia fino a fermarsi. Se l'atomo di boro si trova all'interno di una cellula, le particelle emesse compiono un breve tragitto prima di fermarsi all'interno della cellula stessa a causa delle molteplicità di interazioni che subiscono, e l'energia rilasciata può danneggiare la cellula fino a causarne la morte. La BNCT si basa su questa reazione nucleare. Sono necessarie due azioni combinate per effettuare la terapia. Gli atomi di boro devono essere accumulati all'interno delle cellule tumorali e il tessuto contenente il tumore deve essere irraggiato con un fascio di neutroni termici. A questo scopo si somministra al paziente un composto borato, normalmente la borofenilalanina, basato su amminoacidi che le cellule tumorali metabolizzano in quantità maggiore rispetto alle cellule sane, garantendo così una concentrazione di boro 10 nel tumore fino a 5 volte superiore che nelle cellule sane. Successivamente, la zona interessata dal tumore è esposta al fascio di neutroni termici. Quest'ultimo è ottenuto con specifiche macchine acceleratrici o con piccoli reattori nucleari. I neutroni, entrati nel tessuto, vanno a interagire prevalentemente con gli atomi di boro, che disintegrandosi causano danni alle cellule in cui si trovano, cioè prevalentemente alle cellule tumorali. In questo modo, la BNCT è una terapia altamente selettiva. Permette cioè di andare a colpire le cellule malate, preservando quelle sane. Ad oggi, i paesi in cui si effettua la BNCT sono il Giappone, la Cina, Taiwan, l'Argentina e la Finlandia. E si utilizza principalmente per tumori quali glioblastomi, melanomi e tumori testacollo. Vi sono altri centri in fase di costruzione o di progettazione, in diversi altri paesi, tra cui l'Italia. Ma i gruppi di ricerca che lavorano per migliorare sempre più la BNCT sono molto numerosi e sparsi in tutto il mondo, anche a Torino. Siamo al laboratorio acceleratore lineare del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Qui lavoriamo ormai da alcuni anni allo sviluppo di regolatori iperneutroni, in collaborazione anche con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per vari tipi di applicazioni, fra cui la Boron Neutron Capture Therapy. Venite con me, vi mostro. Questo è un acceleratore lineare di elettroni di uso medicale, un classico acceleratore da radioterapia, che in realtà abbiamo utilizzato per finalità appunto di ricerca nei nostri laboratori. Gli elettroni vengono accelerati lungo un tunnel qui all'interno e una targhetta, cioè un bersaglio, converte questi elettroni in fotoni. I fotoni poi escono da questa finestra e vanno a colpire un materiale pesante, come per esempio del piombo, e lì avviene una reazione di conversione che si chiama fotoproduzione,
e poi i fotoni producono l'elettrone. Abbiamo costruito delle cavità in cui contenere questi neutroni e andarli anche da medici, da moderare, cioè a portare a delle. Questa è una delle cavità per neutroni che abbiamo progettato. Si tratta appunto di una cavità costruita su diversi stadi, cioè la fase appunto del bersaglio dove vengono prodotti inizialmente i neutroni e poi una fase invece di moderazione in cui appunto, come dicevo, i neutroni arrivano all'energia voluta. All'interno di questo volume si crea un campo neutronico controllato e questo è lo spazio fisico all'interno del quale possiamo svolgere i nostri esperimenti. In questi ultimi anni il nostro gruppo ha sviluppato alcuni tipi di rivelatori innovativi. Sono rivelatori per neutroni di tipo attivo, cioè restituiscono l'informazione online. Questo è un esempio. Sono 16 rivelatori di carburo di silicio che sono in grado appunto di monitorare il flusso di neutroni puntualmente. Non sono l'unico tipo di rivelatore che abbiamo sviluppato, insieme ci sono monitor anche come questo, di nuovo un sistema attivo di rivelazione, i quali possono essere combinati con, per esempio in questo caso, un set di sfere, i quali vengono poi utilizzate per fare delle misure, delle caratterizzazioni dello spettro neutronico all'interno della cavità sperimentale. In questo caso, in cui la cavità e il campo all'interno è isotropo, la geometria preferita è appunto quella delle sfere, ma come vedremo invece quando andiamo su un'applicazione come lavoro di motion capture therapy, la geometria deve diventare più direzionale e puntante per seguire, diciamo appunto, il flusso del fascio elettronico. Avere una cavità come questa, all'interno della quale è presente un campo neutronico ben conosciuto, influenza, geometria e energia, può essere molto utile per altri tipi di applicazioni, sia per lo studio di materiali, sia per lo studio su cellule, sia per lo studio di opportuni farmaci sensibili ai neutroni. Sono attività che stiamo affrontando insieme, ovviamente, in maniera interdisciplinare, insieme ai colleghi degli altri dipartimenti coinvolti. Questo strumento che abbiamo costruito è uno spettrometro per neutroni. Permette cioè di misurare l'intensità del flusso e lo spettro energetico di un fascio di neutroni, come quelli da BNCT. Questo è un cassettino estraibile all'interno del quale sono posizionati uno dietro l'altro sei rivelatori. Sono rivelatori al silicio ricoperti da un substrato di litio per renderli sensibili ai neutroni. Il segnale raccolto attraverso un'elettronica analogica viene portato a un digitalizzatore. Successivamente poi al computer, dove un software permette di acquisirlo ed analizzarlo. È un rivelatore direzionale, infatti, nella sua parte anteriore ha un collimatore cilindrico con questo foro, il che permette di essere sensibile solo ai neutroni che arrivano nella direzione corretta, cioè la direzione del fascio che è supposta essere questa. La BNCT, nella sua complessità, richiede uno sforzo interdisciplinare. Medici, biologi, biotecnologi e fisici portano ciascuno le proprie competenze. Le sfide principali che i ricercatori attualmente affrontano sono l'aumento della selettività dell'accumulo di boro nelle cellule tumorali, affidato alla ricerca di carrier sempre più specifici, la costruzione di sorgenti di neutroni sempre più compatte e di facile utilizzo e l'ottimizzazione della qualità del fascio generato, la costruzione di un sistema di diagnostiche che permetta di controllare la regolarità e la qualità del trattamento, e l'avvio di trial clinici per studiare l'efficacia di questa terapia su un più ampio spettro di tumori. Per coordinare lo sforzo di tutti è nata nel 1983 la International Society for Neutron Capture Therapy.
con lo scopo di favorire lo scambio fra i diversi gruppi di ricerca e la comunicazione tra le diverse discipline, per portare questa terapia a essere sempre più utilizzabile e sempre più efficace nella lotta contro il cancro.